della campana. Sarà preceduto dalla cerimonia della presentazione di ben 4 nuovi soci che con il loro contributo daranno maggior vigore e nuova linfa alle azioni del club. Questa sera abbiamo il piacere di salutare il governatore del distretto 21-20, dottor Giuseppe Seracco Guerrieri, e della sua gentile consorte Maria Lucia. Il governatore eletto del distretto 21-20, professor avvocato Gianvito Giannelli, e la sua gentile consorta dottoressa Isabella Ginevra, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Latina. Il past governor distrettuale, assistente del coordinatore regionale per la Regione 15, del Rotary International Italia Marco San Marino, l'architetto Gianni Lanzillotti e la sua gentile consorte Gianni, il past governor distrettuale avvocato Rocco Giuliani e la sua gentile consorte Anna Maria, l'assistente del governatore per il raggruppamento di Brindisi per l'anno rotariano 21-22, l'avvocatessa Silvia Rosato e il suo gentile consorte Giovanni. Il dottor Franco Lisco, presidente del gruppo distrettuale di supporto, pace e prevenzione dei conflitti per l'anno rotariano 21-22 e la sua gentile consorte Marietta. Il presidente del club Brindisi, avvocato Roberto Cavalera, e la sua gentile consorte signora Paola. Il presidente del Rotary Brindisi Appia Antica, dottor Massimo Stomati, e sua gentile consorte, signora Katia. Il presidente eletto del club Rotary di Brindisi, ammiraglio Vincenzo Rinaldi, nonché comodoro della flotta IFR, flotta sud-est, e la sua gentile consorte Leonora.
il presidente eletto del club Rotary Brindisi a Pia Antica, il dottor Cosimo Simone, la dottoressa Anna Maria Dagnano Piceci, membro dell'internazionale del distretto 210 Nervil, e il suo gentile consorte Vittorio, il presidente del club Innerbil Brindisi Porta d'Oriente, professoressa Maria Palumbo Bosco Giuri e il suo gentile consorte Antonio, la presidente dell'Innerbil Sveva Figlie Solis di Brindisi, dottoressa Dorina Morroi e il suo gentile consorte dottor Giuseppe Mitrotta, la presidente eletta dell'Innerbil Brindisi CAT dottoressa Silvana Maiorana Tricarico, la presidente eletta del club Brindisi Porta d'Oriente dottoressa Aloisio Lamberti Gagnazzo. Aloisia. Ho sbagliato. La presidente eletta del Rotaract di Lecce 2120, dottoressa Dalia Piceci. Salutiamo le autorità civili che ci onorano della loro presenza, il sindaco e presidente della provincia di Brindisi, ingegner Riccardo Rossi, e la sua gentile signora Paola. È in arrivo il presidente della Corte d'Appello di Lecce, Lanfranco Vetrone, che è un nostro socio onorario, sarà salutato nel momento in cui entrerà in sala. Purtroppo per l'imminenza, come voi tutti sapete, della riunione internazionale di Brindisi del gruppo dei G20 ha impedito al prefetto e al questore di Brindisi di confermare la loro presenza al nostro incontro. Porto i loro saluti a tutti i partecipanti. Prima di dare avvio alla cerimonia di ingresso dei quattro nuovi soci, la parola va al nostro presidente Paolo Panunzio per un breve saluto. A te la parola, Paolo. Grazie. Un caloroso saluto a voi tutti. Vi ringrazio per la presenza a questo importante evento rotariano, la cerimonia del passaggio del Marpelletto. La serata è ben nutrita di significativi momenti, pertanto io passo la parola al nostro governatore Giuseppe Coseracca per un breve saluto. A te Giuseppe. Grazie, io inizio scusandomi per il ritardo, ho sbagliato strada, sono andato avanti, stavo parlando al telefono, ho perso l'uscita e quindi ho dovuto fare tutto il giro, quindi mi scuserete se vi ho fatto aspettare, non è mia abitudine come ben sapete. Niente Paolo, grazie per questo invito, veniamo sempre con piacere in questo bellissimo club, abbiamo una serata molto impegnativa, molto ricca di emozioni e di eventi. Saluto tutti gli amici, Gianvito con Lilli, Chino con Anna Maria, Gianni Gianna, il signor sindaco che ringrazio per la presenza e la prossima assistente, e quindi possiamo sicuramente procedere con i lavori senza perdere ulteriore tempo. Grazie Giuseppe. La parola per un breve saluto anche al nostro governatore eletto Gianvito Giannelli. Grazie, un caro e affettuoso saluto al nostro governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, all'assistente del mio anno Silvia Rosato, ai PDG Chino Giuliani, Gianna Anzillotti, e grazie agli amici presidenti, saluto il signor sindaco, e grazie per questo invito che mi onora e mi ha fatto molto piacere, e tanto più piacere in quanto come ho avuto anche l'occasione di trovare tanti amici. Quindi, tra l'altro, Brindisi è una città alla quale siamo molto legati, perché Lilli ci ha lavorato per 8 anni e ne conservo un bellissimo ricordo. Quindi anche per questo motivo, e oltre che per quello che sicuramente sentirò stasera, sono molto contento di essere qui con voi. Grazie e buona serata. Grazie Gianvito. Ora inviterei il nostro sindaco a un breve saluto. Grazie.
Grazie, buonasera. Anch'io ovviamente un ringraziamento per l'invito, un saluto al dottor Panunzio, al governatore, ingegner Musco Giuri e a tutti voi qui presenti. L'augurio ovviamente di buon lavoro, gli auguri a chi adesso si associerà e diventerà socio, mi hanno detto 4 nuovi soci, tra cui uno è anche un consigliere comunale, quindi lo saluto ovviamente, non trascuro gli altri, però diciamo per una vicinanza e per un legame anche di amicizia che ci unisce. L'augurio è quello di un prossimo anno di vita sociale che sia, speriamo, differente da quello che ci ha preceduto, non ovviamente per colpa del dottor Panunzio, ma perché possa dare una continuità alle attività, possa restituirci la convivialità, la socialità, la possibilità di costruire, ecco, legami di comunità che sono quelli che immagino, no, vogliate costruire anche voi con la vostra attività. Quindi grazie per l'invito e buon lavoro a tutti. Grazie signor Sindaco. Ora entriamo nel vivo di questa serata e diamo via alla cerimonia della presentazione dei nuovi soci. Si tratta di uno di quei momenti più significativi per un club Rotary. Il Rotary si arricchisce, tutti noi ci arricchiamo, delle risorse e delle capacità di chi ha scelto la via della condivisione degli ideali e degli obiettivi rotariani del servizio, della fratellanza e della pace. Assistiamo all'ingresso di nuovi soci e iniziamo con quelli ammessi con il patrocinio del nostro presidente Paolo Panunzio, la professoressa Francesca Salvemini e la professoressa Antonia Gentile, che invito a venire vicino a me per la cerimonia di investitura. E invito la socia madrina Silvana Libardo ad affiancarsi. Prego. Questa posizione. Ora passo la parola a Paolo per l'esecuzione del cerimoniale dell'investitura della nuova socia Francesca Salvemini. Vieni qui, Paolo. Famiglia rotariana da diversi anni, è anche stata insignita di un premio importante, premio Rotary per quale eccellenza del territorio, perché Francesca è una concertista, o meglio è una flautista. Ecco, mi onora questa sera, ecco, cooptarla, e quindi possiamo dare... Ok. Allora Francesca, c'è un po' di materiale per te, questo. Ecco. Deve essere letto. Leggo il curriculum di Francesca Salvemini. Nata a Brindisi nel 75, consegue il diploma di flauto presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e vincitrice delle audizioni per la selezione del Conservatorio Superiore di Musica di Ginevra. Consegue il relativo premio di perfezionamento e virtuosità nella classe del grande flautista francese Maxence Ladier. Prima laureata della musica in Italia, consegue nel settembre 2005 il primo diploma accademico di secondo livello in discipline musicali, rilasciato dal Conservatorio Venezia di Rovigo, in flauto, indirizzo solistico, con votazione 110 lode e menzione speciale, con la tesi su Darmstadt e la Gazzelloni Music. Nel corso degli studi ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass tenuti dai maggiori esponenti del flautismo nazionale e internazionale, tipo Ancidotti, Persichilli, Larriera, Doriano. Intraprende quindi una carriera concertistica solistica che la porta ad avere al suo attivo oltre 500 concerti in sale e teatri di massimo prestigio, tra gli altri la Filarmonia di Berlino, la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Victoria Hall e altri. Il suo repertorio spazia dai concerti di Bach a quelli di Jolivet, passando per quelli classici e romantici, e la vede diretta dalle bacchette di illustri direttori, tra i quali Scimone, Grivain, Sunderling, Fitman. Ha tenuto masterclass in Italia, USA e in America Latina.
ha pubblicato opere didattiche e trascrizioni per flauto e pianoforte e ha inciso per la casa discografica Beut Luna Acustica e con Giovanni. È titolare della cattedra di flauto presso il Conservatorio di Musica di Rovereto di Monopoli. Il 20 giugno del 2014 ha ricevuto il premio Rotary Brindisi Valesio quale testimonial del nostro territorio per unanimi riconoscimenti artistici ottenuti a livello nazionale e internazionale. Durante la cerimonia le è stata donata una statuetta in bronzo raffigurante la donna alata, simbolo del premio e del club Valesio, realizzata dallo scultore latanese Carmelo Monti. Grazie. Ora invito il nostro governatore Giuseppe Seracca. L'ha dato. L'ho già dato. L'ha già dato. Ah, beh, dovete fare la foto. C'è il Covid, non fa l'abbracciato. Grazie. Ora è la volta di Antonia Gentile. Silvana Gentile, brindisina, è laureata in lettere classiche presso l'Università degli Studi Aldo Moro di Bari e ha collaborato con il Dipartimento di Studi Antichistici con attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Ha proseguito gli studi in Francia, dove ha conseguito un DEA, acronimo di studi specialistici, presso la Scuola di Studi e Scienze Sociali di Parigi. Vincitrice del concorso a cattedra, dal 1999 si è dedicata all'insegnamento e dal 2009 è docente di materie letterarie presso la Scuola di Secondo Grado Caduti di Marzabotto dell'Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi. Nel corso degli anni si è interessata a tematiche afferenti alla legalità e il disagio, partecipando a progetti di ricerca e azione del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche dell'Università di Bari e dell'Associazione Libera. Ha approfondito i vari aspetti della valutazione e dell'innovazione metodologica e organizzata in ambito scolastico, ricoprendo numerosi incarichi di coordinamento e di insegnamento nelle progettualità di istituto, facendo parte dello staff di dirigenza come vicaria. Dal 2015 è referente del gruppo che attua nella scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Pozzano l'IDEA, l'uso flessibile del tempo di avanguardie educative. È referente del progetto contro la dispersione scolastica dal titolo Ci sono anch'io e star bene a scuola e per l'integrazione scolastica di Brindisi città del Mediterraneo. Parla correntemente la lingua inglese e quella francese. Benvenuta in questo bellissimo club, io ho consegnato la documentazione, adesso ho il piacere di darti anche la spiegazione. Grazie, governatore. E dopo andate, dopo vi diamo di nuovo. Continuiamo con la presentazione degli altri due nuovi soci, che sono ammessi invece col patrocinio del presidente Teodoro Busco Giuli. La professoressa Daniela Milani e il dottor Teodosio Prete, che invito qui vicino a me per la cerimonia di investitura, e invito anche il padrino dei due, Francesco Lisco, ad affiancarsi. Sì,
Libardo legge il breve curriculum di Milani e Lisco quello di Prete. Daniela Milani, Brindisina, consegue il diploma di pianoforte nell'89 sotto la guida del noto maestro Pierluigi Epifani presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza. È insegnante di ruolo a tempo indeterminato, vincitrice del concorso a cattedra per l'insegnamento dell'educazione musicale che esercita presso la scuola di secondo grado Caduti di Marzabotto dell'Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi. Nel 2007 è nominata consigliere provinciale dello SNALS e dal 2017 diventa segretario amministrativo dello SNALS di Brindisi. Nel corso della sua attività didattica riveste il ruolo di coordinatore di classe, referente del progetto Rete Orfeus e componente del consiglio d'istituto. È stata più volte nominata commissaria giudicatrice in concorsi musicali e ha diretto vari corpi scolastici cimentandosi con successo sia nell'ambito dell'opera buffa come il Barbiere di Siviglia di Rossini, sia nella rappresentazione di importanti musical come Grease presso il Teatro Comunale di Ceglie, Notre Dame de Paris presso il Teatro Comunale di Ostuni, Un bambino di nome Pinocchio presso il Teatro Impero di Brindisi e successivamente dirigendo il coro dell'Istituto Comprensivo Bozzano nella rappresentazione del musical Peter Pan. Ha scritto notevoli arrangiamenti musicali per i cori del musical Dirty Dancing, Fame, Saremo Famosi. E recentemente le hanno affidato la direzione del coro della Rete Orfeus nelle manifestazioni annuali della Settimana della Musica presso il Teatro Verdi di Brindisi. Attualmente è docente di educazione musicale presso l'Istituto Comprensivo Bozzano. Benvenuta e spero che possa frequentare il nostro club con assiduità. Signori, ora invito il governatore eletto Gianvito Giannelli per l'investitura di Teodoro Prete e mentre il nostro amico leggerà. Teodoro Prete, per gli amici d'Osio, è alle soglie dei suoi 60 anni, non li ha ancora compiuti. È di Brindisi, coniugato con Paola, e ha due figlie, Federica di anni 26, Giulia di anni 21. Come titolo di studio è laureato in economia e commercio presso l'Università degli Industri di Bari, con un ottimo punteggio. Dottore commercialista iscritto all'albo della circoscrizione del Tribunale di Brindisi ed è revisore legale dei conti. Io ho stralciato un sacco di roba, per cui noterete che ho messo soltanto la parte evidenziata. Consigliere economico della Curia di Brindisi, ha svolto il servizio militare nella Polizia di Stato. È stato direttore amministrativo di diverse società, così come anche revisore contabile,
delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti per diversi mandati. Esperto, ed è questa la sua caratteristica professionale, esperto del settore marittimo, con particolari approfondimenti della fiscalità per le operazioni import-export, già consulente dell'autorità portuale di Brindisi e titolare di studio commercialista già dal 1994, con attività professionale, come già detto, nell'ambito del settore marittimo. È stato curatore ed è tuttora curatore fallimentare e ausiliare del giudice del Tribunale di Brindisi, già presidente dell'Accademia dei Dottori Commercialisti di Brindisi, associata ANDOC, acronimo di Associazione Nazionale Dottori Commercialisti, ex assessore alle attività produttive, attualmente è presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed è consigliere, come ha già detto il sindaco Riccardo Rossi, l'ingegnere Riccardo Rossi, ed è consigliere comunale di Brindisi, oltre che rivestire l'incarico di presidente della commissione bilancio. Benvenuto tra noi, caro Rossi. Prego a tutti di accomodarsi, tranne Francesca Salvemini, accomodatevi tutti, e Paolo Panunzio che venga qui, perché ora c'è la lettura della formula di ammissione di un nuovo socio nel club e la formula del nuovo socio. Francesca leggerà la formula di impegno a nome di tutti i soci e tutti e qua. A te, Paolo. Sono due pagine, sono, ma non ci sono problemi perché, ecco, leggerò qualche cosa, qualche riga all'inizio e poi andiamo direttamente alla fine, senza perdere tempo. A nome del Consiglio Direttivo e dei soci del club di Brindisi Varesio e con sommo piacere mio e del Presidente eletto, vi do il mio più caloroso benvenuto nel Rotary. Siamo lieti della vostra presenza, non soltanto in nome dello spirito di amicizia che anima i rotariani, ma anche per il solido contributo che, siamo certi, apporterete al nostro club, aiutandoci a portare a termine i tanti progetti volti a rendere la nostra comunità, il nostro paese ed il mondo intero un posto migliore in cui vivere. Il Rotary non è un'organizzazione politica, ma tutti i rotariani si interessano in prima persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche pubbliche di uomini e donne di valore. Il Rotary non è un'organizzazione di beneficenza, il Rotary non è un'organizzazione religiosa. Il Rotary è un'organizzazione che accoglie gli esponenti di varie professioni e settori di attività impegnati a sostenere standard professionali di altissimo livello. Oggi, care Antonia, Aurora Daniela, Francesca e caro Teodosio, nuovi soci ordinari, siete stati scelti dai vostri con soci in quanto considerati leader nel vostro settore. La comunità conoscerà e giudicherà il Rotary anche attraverso la vostra persona, che incarna il carattere e l'ideale di servizio dell'organizzazione, e vi accettiamo come soci in quanto siamo certi che i nostri principi saranno al sicuro nelle vostre mani.
ora passo il microfono a Francesca, che è la più giovane ad entrare in questa sera del club, che legge la formula rituale a nome di tutti i soci. A te, Francesca. Riconosco nel motto servire al di sopra di ogni interesse personale il principio su cui si basa la scelta morale del socio rotariano. E cosciente del significato dell'adesione al Rotary Club di Brindisi Valesio, mi impegno formalmente a promuovere gli scopi del Rotary e a rispettare le norme dello statuto e del regolamento di questo club. Assicuro la mia presenza alle riunioni, così come indicato nelle norme statutarie, e accetterò i compiti e gli incarichi che mi saranno proposti, convinta che siano condizioni indispensabili per garantire al club quell'apporto di partecipazione e quel contributo di idee e di azioni necessarie alla realizzazione dei programmi al servizio della nostra comunità e di quella internazionale. Sono pure convinta che la mia piena qualificazione come socio attivo del club sarà conseguita solo conoscendo i principi, le norme, la struttura e le attività del Rotary. E per questo mi impegno a seguire il percorso di formazione che mi verrà indicato e a partecipare alle riunioni distrettuali. Allora, sarebbe qui dalla scaletta dice che dovremmo chiedere a tutti i nuovi soci se vogliono esprimere un loro pensiero. Se qualcuno è interessato può venire qui. A te? Sì. Io intanto sono felice e orgogliosa di essere entrata a far parte di questa grande famiglia. Ringrazio mio zio Paolo Panunzio, presidente, e mia madre, madrina e socia Silvana Libardo e naturalmente tutti i soci del Rotary Club Brindisi Valesio. E lo voglio fare con un celebre pensiero di Paul Harris, che in qualche modo sento vicino e voglio condividere con voi. Lasciate che lo sviluppo del Rotary sia quieto, senza ostentazione, modesto. Il Rotary è in grado di coltivare un senso molto più fine. Le buone azioni non hanno mai bisogno di pubblicità. Allora, volevo sentire se Antonia, Daniele o Teodosio vogliono esprimere un loro pensiero. Oppure andiamo avanti? Vieni Antonio. Da oggi i rotariani si chiamano solo con nome. Niente, volevo ringraziare tutti quanti, a cominciare dal governatore del distretto 2021 e il dottor Saracca Guerrieri, il neopresidente, il dottor Moscogiuri e il dottor Panunzio e dov'è? Silvana, ovviamente, perché è la mia matrina e sponsor, quindi la ringrazio di cuore. Ringrazio di cuore tutti quanti voi, soci del Rotary Club Brindisi Valesio. Ovviamente spero di approfondire la vostra conoscenza, soprattutto di essere poi all'altezza di quelli che sono anche i compiti del Rotary. E insomma vi ringrazio di cuore e mi sento veramente onorata. Grazie ancora. Daniele? Buonasera, desidero ringraziare tutti i presenti per la mia cooptazione nella grande famiglia del Rotary Valesio di Brindisi. Ringrazio in particolar modo il presidente, il dottor Teodoro Moscogiuri, il consiglio direttivo, tutti i soci, la madrina, la professoressa Silvana Ribardo, che mi introdurrà nel percorso di appunto accompagnamento all'introduzione appunto alla vita della Rotary,
auspico di poterne onorare i principi e i valori. Mi aiuterete ad onorare questi principi e questi valori e ringrazio, rinnovo il mio grazie a voi tutti per la calorosa accoglienza. Grazie. Saluto ora l'ingresso del dottor Petrone, il presidente della Corte d'Appello di Lecce, e vorrei che venisse qui per un saluto. Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Ci scusiamo per un certo ritardo che abbiamo purtroppo avuto, ma stiamo venendo da Matera, quindi non proprio dietro l'angolo. L'occasione è senz'altro, come dire, bella, piacevole. Abbiamo aderito con molto entusiasmo a questo invito, anche perché abbiamo tanti amici qui, a prescindere diciamo dal rapporto rotariano, e quindi con davvero con entusiasmo abbiamo pensato di venire anche in questa occasione di come ne chiamate voi? Convention. Va bene, io non ho altro da dire, ringrazio tutti ancora e buona serata. Grazie. Da premettere che il dottor Petrone è un nostro socio onorario. Allora, può sembrare lungo un cerimoniale, perché, però è bello, è avvincente perché si sta sì. Una cosa soltanto dica a tutti i soci. Sono entrati quattro nuovi soci e il nostro onere è di presentarci tutti quanti, altrimenti non ci si conosce. Sarà opportuno fare le presentazioni ogni tanto con gli altri. Ora è dulcis in fundo, almeno per la mia parte, che Paolo Panunzio ha pensato di dare alcuni riconoscimenti. Prego di venire qua in modo che scendi. La prima è di promuovere, o meglio, di pronunciare un breve discorso di chiusura di questo mio particolare anno di servizio. Devo dare l'avvio ad un momento per me molto importante, la premiazione con la Paul Harris, la più alta onorificenza rotariana, la medaglia ricordo del nostro fondatore, che viene concessa dal Rotary Internazionale a quanti, rotariani e non, si sono maggiormente distinti nel servizio e nella dedizione alla causa del Rotary, a due persone particolarmente meritevoli. Quindi chiamo la socia Silvana Libardo. Silvana Libardo, al riconoscimento dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti nel corso del suo anno di presidenza, oltre che per il sostegno, la collaborazione e le spontanee attenzioni prestate all'insegna dell'amicizia rotariana anche durante questo mio anno di servizio. Grazie.
il socio Gianni De Rocco. Al socio Gianni De Rocco per il notevole impegno teso in particolar modo alla realizzazione degli eventi svolti in videoconferenza durante il Covid-19 e per essere sempre stato fattivamente presente a partecipare. Ora inviterei Francesco Lisco, Francesco Serinelli, Giacomo Cofano, Teodoro Busco Giuli, Vittorio Piceci, Enzo Pirato, che sta già qui, e il buon De Giorgio, ad avvicinarsi. De Giorgio, io lo chiamo lo stesso, non mi interessa. Francesco Disco, presidente della Commissione per l'amministrazione, socio ed amico, sempre presente ed attento alla gestione finanziaria del club. Facciamo così, Francesco Serinelli, presidente della Commissione per la conservazione dell'effettivo, da sempre un sicuro punto di riferimento per tutti quanti hanno a cuore lo sviluppo del club, l'amalgama tra soci, la condivisione degli obiettivi. Giacomo Cofano, presidente della Commissione per l'immagine pubblica, socio fondatore di questo club, vigile, attento e partecipe, gode della stima e dell'apprezzamento più totale di tutti quanti noi soci. Teodoro Musco Giuli, presidente della Commissione per la Fondazione Rotary e fra qualche minuto presidente di questo sodalizio. Il suo anno di servizio sarà certamente apprezzato e condiviso da tutti noi, dal distretto anche. Vittorio Piceci, presidente per la Commissione Progetti di Servizio, impegnato ed attento, è il punto di riferimento del club non solo per i progetti, ma anche per l'attenzione che da sempre dedica alle nuove generazioni, curando le non facili dinamiche del club Rotaract ed Interact, gestiti in comunione con gli altri due club cittadini. Enzo Pirato, mio prefetto attento e dirigente e sempre disponibile per la migliore riuscita degli eventi, in presenza o su piattaforma degli eventi organizzati dal club. All'amico Salvatore Munafò, che al momento non è presente per un concomitante impegno, assistente del governatore durante questo mio anno di servizio, per la presenza e il supporto continuo e proficuo offertami. Ora magari ecco, facciamo. Va bene. Allora, facciamo sto voto. Thank you.
Tutti a posto, ora invito a venire qui Massimo Stomati, Alessandro De Rocco e Roberto Cavaliera. Agli amici Roberto Cavaliera, presidente del club di Brindisi, e Massimo Stomati, presidente del club di Brindisi Appia Antica, con i quali ho condiviso questo mio anno di servizio e che qui ringrazio per le attenzioni e la disponibilità sempre manifestate. Inoltre, ad Alessandro De Rocco, figlio del nostro socio Gianni, che per tutto il periodo di confinamento si è fortemente impegnato per l'adeguamento alle nostre necessità della piattaforma messa a disposizione dalla società THCS e per avere diligentemente gestito la regia e la preparazione e pubblicazione dei filmati di tutti gli eventi organizzati dal club. Complimenti, grazie. Tra due colonne. Mi alzo un po'. Io l'ho chiamato prima di Giorgio, ma si è dimenticato di venire qua. Per cortesia, Cosimo, dovresti essere qua. Allora, chiamo gli amici Pino Cecere e Giacomo Carito. Dov'è Carito? Ah, eccolo Carito. Giacomo, ciao. Sì. Dobbiamo fare una cosa che non abbiamo mai fatto. Ci siamo sempre visti in remoto, per cui è arrivato il momento di stare un pochino vicini, e perché ho da darvi qualcosa. Vabbè, ringrazio entrambi per la vicinanza al club nel mio anno rotariano. Tra l'altro Carito è anche il nostro socio onorario. Il professor Carito è uno storico ed è il presidente della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria della Brindisi. E il professor Cecere è un mio amico. E anche soprattutto per la partecipazione a diversi eventi da noi organizzati nel corso di questo anno particolarissimo. Ecco, rispettivamente il professor Cecere come moderatore e il professor Carito invece come relatore. In segno di gratitudine consegno a nome del club Brindisi Valesio il gagliardetto e la tradizionale trozzella, simbolo del nostro club. Chiamo il nostro segretario. Non c'è il nostro segretario. Un sentito ringraziamento all'amico Cosimo De Giorgio, super segretario del nostro club, per l'affetto e l'aiuto
con senso di profonda gratitudine. Io ti ho preso il pensiero. È una vela spiegata al vento che rappresenta la forza utile che spinge in avanti una imbarcazione. Tu dovresti sapere queste cose come iforiano, no? E come marinaio anche. E tu, come una vela spiegata al vento, rappresenti la forza propulsiva del nostro club Varesio. Carissimo Cosimo, che tu possa aver sempre il vento in poppa e non andare mai alla deriva o nemmeno restare all'ancora. Così come il Rotary non si ferma navigando per la giusta direzione verso il bene comune. Grazie. Permettetemi un ultimo ringraziamento e poi passo a un discorso brevissimo. Grazie di cuore ad una persona speciale, mia moglie Rita, che mi è stata sempre accanto nei momenti più, complicati, perché quando si fa il presidente ci sono anche questi momenti. Aiutandomi a superarli. Grazie ancora, Rita. Siamo quindi giunti al momento culminante dell'anno rotariano, quello del passaggio del collare tra me e l'amico Teodoro Moscogiuli. Con un po' di rammarico per un anno volato via, ma con la consapevolezza che la pandemia ha solo sottratto la presenza, ma non fermato le iniziative, il coinvolgimento e l'interesse per le attività del Rotary Varese. Forse non sono riuscito a far tutto quello che avrei voluto, ma il cuore ce l'ho messo sempre, per chi mi è stato accanto, per chi mi ha sostenuto lavorando in squadra e per i destinatari di ogni evento organizzato. È stata un'esperienza molto interessante che mi ha offerto opportunità nei contatti umani, sia pure virtuali. Mi ha arricchito in esperienza, imparando a conoscere anche le sfumature dell'animo umano. Non si finisce mai di imparare e di crescere, come qualcuno ben sottolinea. È stata un'esperienza che mi riempie d'orgoglio, nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate e superate in amicizia. Il Varesio continua ad esserci e farà grandi cose. Grazie di cuore a voi tutti per esserci stati nel corso di tutto quest'anno. La maggior parte delle tematiche programmate e trattate, condivise anche con gli studenti delle scuole, soprattutto con gli studenti delle scuole, hanno avuto l'obiettivo di accendere la luce sui problemi locali ed universali, con l'intento di sensibilizzare tutti noi e soprattutto i nostri giovani a combattere un altro potente virus, non il Covid-19, ma un virus sociale come l'indifferenza. Non un male qualunque, ma il peggiore dei mali. No all'indifferenza è stato il mio motto per il mio anno presidenziale, filo conduttore degli eventi organizzati. Il nostro primo evento è purtroppo l'unico in presenza. Nel settembre 2020 ha trattato il tema ambiente, lavoro e salute. Illustri relatori si sono soffermati sui diversi aspetti della crisi ambientale,
dall'analisi degli inquinanti alle ricadute sulla salute dei cittadini, sino all'enciclica Verde di Papa Francesco Laudato Si, un appello alla salvaguardia della casa comune. Tema di grande importanza, infatti, la salvaguardia dell'ambiente è diventata la settima area di interesse del Rotary internazionale. Poi, ecco, siamo passati, o meglio, siamo diventati tutti quadratini, come dice il mio nipotino che mi segue dalla Francia. Il Rotary non si è fermato, c'è bisogno di Rotary, come dice il nostro governatore. A dicembre il club ha celebrato i 150 anni trascorsi dal viaggio inaugurale della valigia delle Indie. Si è parlato di oltre 40 anni di storia, in cui Brindisi recitò un ruolo determinante nelle comunicazioni internazionali tra l'Europa e l'Oriente. Si è parlato di Brindisi ai tempi d'oro del porto, Brindisi al centro delle rotte europee. Nel terzo evento, intitolato Psicologia della pandemia, come aiutare noi stessi, si è parlato delle conseguenze psicologiche legate al distanziamento sociale e al supporto psicologico necessario per poterle superare. In occasione delle festività natalizie, il club non si è fatto mancare, sia pure virtualmente, la tradizionale festa degli auguri. In collaborazione con l'Inner Wheel, con la presidentessa Fausta Serinelli, si è organizzato un concerto, poi la classica tombolata e la declamazione di poesie da parte dei soci partecipanti. Non ci siamo fatti mancare nulla. Il 27 gennaio del 2021 l'evento è stato dedicato alla giornata della memoria, con la partecipazione di tutti gli alunni delle scuole superiori di Brindisi. Si è parlato dei crimini del passato e delle nuove Shoah, che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi in una indifferenza ormai globalizzata. A febbraio l'evento Interclub ha riguardato l'assistenza domiciliare integrata e come rafforzare il territorio con l'obiettivo di garantire cure sociosanitarie di qualità senza che il paziente abbandoni il proprio ambiente e la propria cerchia familiare. Tutto questo grazie alla telemedicina, di cui si sta occupando in fase sperimentale con grande impegno nella provincia di Brindisi il nostro socio Gianni De Rocco e sua figlia Laura, coordinatrice responsabile del servizio di assistenza domiciliare integrata dell'ASL. A marzo il nostro club ha voluto ricordare i 30 anni trascorsi dall'esodo degli albanesi a Brindisi. L'evento è stato caratterizzato da testimonianze di chi ha vissuto quei giorni con grande spirito di solidarietà e di accoglienza. Ad aprile, visita del governatore, l'avvenimento più importante nella vita del club. Giuseppe, nostro governatore, è venuto a rendersi conto di persona, anche se virtualmente, dello stato e delle attività del nostro club, portando gli indirizzi del presidente internazionale e suggerimenti della sua pluriennale esperienza rotariana. In questa occasione ho presentato ai soci il progetto Itaca, che si occupa dell'assistenza e del recupero di persone affette da disturbi mentali. Progetto nobile, iniziativa lodevole della signora Maria Lucia, a cui il club ha aderito contribuendo a sostenere la stessa associazione. A maggio, nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore, il club ha ospitato lo scrittore Francesco Polizzi, che ci ha parlato della sua ultima fatica letteraria, La suggeritrice, un lavoro di rara bellezza e introspettiva. Nello stesso mese è stato organizzato un evento interclub sulla dronautica e i campi di applicazione tra presente e futuro. Il club ha intervistato il giovane imprenditore brindisivo, l'ingegner Gaetano Massari, fondatore a Brindisi della Aerial Click. Un altro evento interclub ha riguardato un'eccellenza brindisina nell'ambito dello sport, con l'intervista all'arbitro internazionale Marco Di Bello.
E poi, per concludere, a fine maggio un altro evento interclub in campo legale sul tema lo stato della giustizia oggi. Quest'anno abbiamo collaborato con l'associazione FAI, Fondo Ambientale Italiano, obiettivo ridare la vita al Collegio Navale Nicolotto Maseo, un luogo del cuore, della storia della città e del porto di Brindisi, un vero e proprio gioiello architettonico da rivalorizzare. Le nostre iniziative di solidarietà. Nell'ambito del progetto pluriennale Adotta una famiglia, ideato dai soci Serinelli e De Giorgio, ha permesso al club di aiutare concretamente, soprattutto durante l'emergenza pandemica, diverse famiglie in difficoltà. Partner di riferimento è stata la Caritas diocesiana, che attraverso i parroci ha distribuito alle famiglie più bisognose buoni spesa e pacchi dono natalizi e pasquali per i più piccoli. Inoltre, materiale sanitario per la prevenzione anti-Covid è stato donato all'ambulatorio dell'aeroporto di Brindisi. Grazie ad una capillare iniziativa del distretto di Puglia e Basilicata, i tre Rotary Club di Brindisi hanno donato 17 tablet agli istituti scolastici Morvillo Falcone e Marconi. Tutto questo è stato possibile perché l'USAID, l'agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà, ha donato al Rotary italiano ben 5 milioni di dollari nell'ambito della lotta al Covid. Poi il progetto distrettuale Rotary in the Sky, realizzazione interclub di un cortometraggio che la promozione è per la promozione del nostro territorio. I video dei vari club raccolti in un unico video o lungometraggio diventeranno materiale di divulgazione di cultura geografica e territoriale di unicità da far scoprire al mondo, con la finalità di attrarre sempre più importanti flussi di visitatori nel nostro distretto Puglia e Basilicata. Chiudo la presentazione con il nostro cortometraggio emozionale, con le immagini riprese dall'alto tramite i droni, delle straordinarie bellezze che come uno scrigno sono racchiuse nel nostro bellissimo territorio. Grazie a voi tutti, c'è bisogno di Rotary. Termina
e passo unitamente al distintivo la parola al nuovo prefetto per l'anno rotariano 21-22, la professoressa Silvana Lipano. Grazie. Attenzione. Non so dove... Non c'è posto. Soltanto che il pubblico si sta perdendo tutti i momenti particolari della puntata delle spille. Ok, grazie. Arrivederci, grazie. Saluto a tutti voi e diamo ora il via alla cerimonia del passaggio del martelletto. Il presidente uscente, Paolo Panunzio, consegna al presidente entrante il collare sul quale sono appuntate le targhette sulle quali sono stati incisi i nomi di tutti i presidenti che hanno presieduto il nostro club durante gli anni. Quindi il past president porge al neo presidente Teo Scoggiuri il suo collare. Il distintivo di presidente. E finalmente il martelletto. Ci siamo, molto più semplice rispetto a noi donne, chissà perché. Perfetto. E adesso il martelletto. Sì, già fatto. Adesso il martelletto. Presidente deve consegnare il martelletto al neo presidente Teo Scoggiuri. Il martelletto? Bene. Al presidente uscente invece, il distintivo di past president, la campana e un martelletto ricordo di questo suo importante anno di servizio. Teo Scoggiuri appunta la spilla di past president, già fatto, perfetto, e quindi siamo a posto. Scoggiuri e Panunzio si scambiano i posti e Seracca e Giannelli si scambiano anche i posti. Perfetto. Il nuovo presidente Teodoro Scoggiuri, la parola per il suo discorso di insediamento e la presentazione della squadra che lo accompagnerà durante questo suo anno di servizio. Che sia un anno pieno di luce e di armonia. Prego, Teodoro. Grazie, Presidente.
Silvana, grazie a tutti. Un caloroso benvenuto a tutti i presenti, un cordiale saluto a chi purtroppo non è potuto venire. Voglio per prima cosa ringraziare tutti i soci presenti e non a questa assemblea per la stima e la fiducia accordatami fin dalla mia designazione, per la comprensione e la collaborazione che vorranno riservarmi durante il mio mandato. Sono particolarmente onorato dalla presenza del nostro governatore Giuseppe Carvalieri, nonché del governatore eletto Gianvito Giannini e di due autorevoli PDG, Rocco Giuliani e Gianni Nazzillotti. Affronto questo compito consapevole dell'impegno e della difficoltà che mi aspettano, anche per il particolare momento che stiamo vivendo. Sono comunque fiducioso che con l'aiuto di tutti voi sarà un anno certamente impegnativo, ma anche colmo di soddisfazioni e speriamo riconoscimenti per il nostro club. L'anno rotariano appena concluso ha visto stravolgere le nostre vite quotidiane, facendoci cambiare abitudini e stili di vita consolidati. Le riunioni agli eventi programmati dal Presidente Paolo con la sua squadra sono stati organizzati tutti in remoto e, come ha detto lui, soltanto il primo, purtroppo, abbiamo potuto fare in presenza, senza alcuna possibilità di socializzare così come eravamo abituati. E mi associo ai ringraziamenti fatti dal Presidente Paolo a Gianni De Rocco, che ci ha consentito con la sua piattaforma di continuare a vederci comunque, anche con i quadratini, ma comunque a vederci. È auspicio di tutti noi che si possa tornare, pur nel rispetto delle norme, ad una vita sociale che oggi ci auguriamo possa riprendere. Quello che ora mi accingo a dire, spero sia abbastanza breve, dovrebbe essere la programmazione del mio anno. Il presidente del Rotary International per l'anno rotariano 2021-2022, Chapter Meta, ed il nostro governatore eletto Giovanni Giannini, nei vari incontri da me partecipati, hanno posto come obiettivo l'aumento dell'effettivo almeno dell'8% con il motto ognuno ne porti uno. Oggi ne abbiamo portati 4 e per cui possiamo dire di aver raggiunto non solo quell'obiettivo ma anche quello della parità di genere. Sono comunque convinto che per quest'anno, almeno spero, non ci fermiamo qua. In questo contesto però ritengo sia necessario dare un po' di attenzione e spazio ai soci di nuova affiliazione. Ascoltiamo i loro punti di vista che potranno solo arricchirci. Confrontiamoci serenamente con loro. Accogliamo quanto più possibile i loro desideri e suggerimenti per condividere e sviluppare iniziative. Accogliamoli e rendiamoli partecipi della vita del club. Non dobbiamo farli sentire degli intrusi. I nostri nuovi soci devono essere la forza di oggi per il club di domani. Non trascuriamoli. Certo, la crisi dell'associazionismo nel mondo è una realtà generalizzata e per evitare che ci siano i cosiddetti soci di passaggio, dobbiamo fare in modo che si sentano a casa. Per questo verranno organizzate le tavole rotariane, incontri anche informali, durante i quali parlare di noi, dei nostri progetti e coinvolgere i nuovi soci per farli sentire partecipi di una famiglia, quella rotariana. I nostri rapporti devono essere basati su uno sano spirito rotariano, improntato da reciproca amicizia e tolleranza, dal fare squadra tutti insieme. Purtroppo abbiamo ancora il problema della sede, attualmente non riaperta dopo le vicende Covid. Con la ripresa delle attività consuetudinarie ci renderemo conto se possiamo riprendere possesso della nostra sede o sarà necessario cercarne un'altra. Un punto molto delicato del nostro vivere il club è l'assiduità dei soci. Da parte mia, con l'aiuto di tutto il consiglio direttivo, farò in modo che i temi dell'annata rotariana siano di grande attualità e i relatori che li svilupperanno, spero, possano incoraggiare i soci a parteciparvi assiduamente. Veniamo da un periodo che, come accennavo prima, ci ha visto affrontare temi e problematiche impensabili in precedenza. Come ha ricordato Paolo nella relazione di chiusura del suo anno, ci siamo già occupati delle ricadute psicologiche della pandemia nel nostro vivere quotidiano. In continuità con quanto fatto, il mio intendimento è approfondire questi aspetti, perché ritengo che parlarne, discuterne, analizzare le problematiche associate non sia mai abbastanza.
Ora, il motivo ispiratore del mio anno rotariano è tecnologia e innovazione. La tecnologia studia ed elabora strategie con l'obiettivo di aiutare a risolvere determinati problemi, mentre l'innovazione invece dà vita ai cambiamenti concreti e reali nella vita delle persone, delle imprese e della società. Infatti, partendo da qualcosa di esistente, trova un'idea che possa migliorare alcuni aspetti della vita, utilizzando la tecnologia a disposizione. Non crea qualcosa di nuovo dal niente, non è altro che creazione di valore. Chiaramente non basta avere un'idea per essere innovativi o cambiare l'esistenza. La vera innovazione richiede la comprensione di complessi processi, tecnologie, dinamiche economiche e attitudini comportamentali. Tenendo alla base questi concetti fondamentali, durante l'anno rotariano approfondiremo la loro applicazione in alcuni settori della nostra vita quotidiana. Parleremo ovviamente di mobilità, visto il settore professionale da cui provengo, ma parleremo di mobilità sostenibile. Ci faremo raccontare, caro Sindaco, quali siano i progetti che gli enti locali stanno preparando per rendere le nostre città più smart. Quali possono essere le applicazioni della digitalizzazione al settore dei trasporti? Parleremo di mobilità elettrica e le applicazioni a tutti i mezzi di trasporto, compresi quelli marittimi, con il fine ultimo ambientale della riduzione delle emissioni inquinanti. Altro tema che affronteremo è quello dell'acqua, intesa come bene prezioso da non trascurare. A tal riguardo ricordo la visita didattica all'invaso del Cillarese, un lago artificiale della nostra città che pochi conoscono e del quale ce ne siamo già occupati anni fa. Altro punto che mi ha sempre affascinato e che intendo portare alla vostra attenzione è la riabilitazione dei bambini affetti da disturbi neurologici. In particolare parleremo di quali siano gli strumenti innovativi e tecnologici utilizzati per la loro riabilitazione. Affronteremo il tema della teleriabilitazione, come si effettua il telemonitoraggio e cosa vuol dire realtà virtuale e non. Sono, mi rendo conto, temi specifici e sicuramente avremo bisogno di relatori adeguati per i quali, non vi nascondo, ho avuto da loro assicurazione riguardo la loro presenza. Avendo ricevuto il nostro credo una carica distrettuale di presidenza inerente alla pace nel mondo e alla prevenzione dei conflitti, ci impegneremo per l'organizzazione di un evento che auspico, per la sua importanza, sia realizzato con il sostegno della squadra distrettuale. Altro punto da tenere in forte considerazione è quello dell'attenzione da dedicare ai giovani del Rotaract e dell'Interact, perché con il loro slancio e forte entusiasmo sono le donne e gli uomini che affiancano il nostro club. A tal proposito ricordo a tutti voi che il nostro club ha tessuto una serie proficua di rapporti con quasi tutti gli istituti scolastici di secondo grado della città e non è un caso che tre nuove socie provengano proprio dal mondo della scuola. Altro evento che ci verrà impegnati sarà quello del premio Rotary Brindisi Valesio, che ha una ricorrenza biennale e che per la sospensione forzata causata dal Covid sarà realizzato quest'anno. Anche il concorso pianistico internazionale biennale Giuseppe Piliego, che dopo il successo conseguito nell'anno rotariano 2017-2018, mi auguro possa programmarsi in quest'anno, avvalendoci peraltro della competenza e dell'apporto, come abbiamo sentito, di due nuove socie oggi cooptato. Per quanto riguarda il progetto Adotta una famiglia, come ha ricordato anche l'amico Paolo, che si propone di aiutare concretamente ogni anno famiglie indigenti del territorio con il coinvolgimento della Caritas diocesana locale e con il solido contributo di tutti noi soci, sarà realizzato con il solito entusiasmo, convinto che fare del bene fa star bene. Una delle attività che sono sicuro ci potrà dare impulso nelle relazioni interne ed esterne è quella della divulgazione delle informazioni sull'attività del club. Essere tempestivi nel rendere partecipi i soci e la cittadinanza sulle iniziative del club è essenziale per gli obiettivi che ci siamo posti. Per dare supporto a questo tema, che io ritengo nevralgico, il nostro socio cui è delegato questa importante attività potrà avvalersi del nuovo sito web del Rotary Club Brindisi Valesio, che a breve sarà in rete, rivisitato con una nuova grafica e nuovi contenuti, molto più dinamico e interattivo.
Poi il recente gemellaggio instaurato con il club di Trapani ieri ci ha permesso di affiancare un altro progetto affascinante che coinvolgerà tutte le scuole del territorio su un argomento ambientale, organizzativo, produttivo e sociale, quale quello di Adotta un'Arnia. Attraverso l'osservazione della salute delle api con l'utilizzo di sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica, conosceremo un mondo che ci permetterà di vivere in ambienti salubri, perché dove esistono le api vivono i fiori e con loro tutto ciò che li circonda. Sto arrivando alla conclusione, non vi preoccupate. Il riconoscimento vanno rivolti all'amico Paolo, a cui confermo la massima disponibilità per qualsiasi evento voglia proporci, per aver consolidato quest'anno i rapporti con gli altri due club, lo storico Brindisi e più giovane Brindisi Appia Antica. Pertanto sarà mia cura fare in modo di proseguire sulla scia tracciata e fare in modo che il martelletto che stasera mi è stato consegnato sia la testimonianza di una staffetta in cui passato, presente e futuro servono a realizzare un unico scopo, ovvero quello di essere un club di persone amiche, solidali, affidabili e disponibili, principi professati dal fondatore Paul Ellis. Convinto che bisogna sempre abbinare al dire il fare, perché chi fa può sbagliare, ma chi non fa sbaglia due volte perché non ha tentato di fare. E comunque ne vale sempre la pena. Ringraziandovi per l'attenzione, restando insieme al Consiglio e alle Commissioni a disposizione per qualsiasi osservazione, suggerimenti o contributo, auguro a tutti noi un felice e piacevole anno rotariano 2021-2022 per il nostro club e soprattutto per la nostra amicizia. Per realizzare quanto sopra detto, passo a proseguire. È stato bello, no? Benissimo, allora adesso proseguiamo e il neopresidente Teo Busco Giuri presenta la propria squadra. Allora, vicepresidente delegato ai progetti distrettuali Trulimare e Masseria, Francesco Lisco. Invito Francesco Lisco ad avvicinarsi al tavolo, prego. Segretario Gianni De Rocco. Gianni De Rocco, segretario e istruttore di club. Prefetto e presidente Commissione Cultura e Formazione della Scuola, la signora Silvana Libardo. Tesoriere, nonché presidente eletto dell'anno rotariano 2022-2023, Livia Antonucci. Consigliere presidente Commissione per l'immagine pubblica delegata al progetto distrettuale Trulimare, Giacomo Cofa. Primo socio. Socio fondatore del nostro club. Caterina Crescenzo purtroppo non è potuta venire per problemi personali molto seri, non suoi. Cosimo De Giorgio, consigliere, che siccome non ha nessun incarico, ha fatto del proprio. Consigliere delegato al progetto distrettuale Masserie, Vincenzo Pirato, anche se. Presidente della Commissione per la conservazione dell'effettivo, Francesco Serinelli. Presidente della Commissione amministrazione, Elide Anna Criscuolo. Paolo D'Annunzio, presidente della Commissione per la Fondazione Rotary. Foto ricordo.
Grazie. Potete tornare ai vostri posti. Grazie. A questo punto, come tradizione vuole, abbiamo un piccolo scambio floreale di buon augurio tra le signore, ma vorrei leggere prima il saluto augurale che il presidente incoming del club Trapani Erice, Mimmo Strazera, ha inviato a Paolo e a Teo. Autorità rotariane, cari amiche e cari amici, in qualità di presidente del Rotary Club Trapani Erice, tenevo a farvi giungere unitamente i soci che rappresento i migliori auguri per l'inizio di questo nuovo anno rotariano. Il passaggio della campana è un momento cruciale nella vita del club. La ruota compie un nuovo giro, ricolma dei risultati dell'anno appena trascorso e intrisa di speranze per il nuovo. Permettetemi di porgere a nome mio e del club le più vive congratulazioni all'amico Paolo Panunzio per questo anno sociale da lui condotto. Un anno certamente complesso e irto di difficoltà causate dalla pandemia. Ostacoli che comunque non hanno tuttavia spento l'entusiasmo e lo spirito rotariano del vostro club. Al caro Teo, l'augurio di un anno foriero di successi, certo, che saprà magistralmente condurre il club verso prestigiosi traguardi, nel segno della continuità con il suo predecessore. Vorrei infine esprimere a voi tutti l'auspicio di un nuovo incontro tra i nostri due club, al fine di rinsaldare presto l'amicizia rotariana e la comune progettualità. Con imperitura stima, Mimmo Strazera. Ora la signora Rita Libardo consegna alla signora Silvana Moscogiuri un dono floreale di buon augurio. Lucia, alla quale la signora Silvana porgerà il suo omaggio floreale. Prego. Invito la signora Isabella. Grazie. Invito la signora Isabella ad avvicinarsi accanto a Silvana Moscogiuri per il dono floreale. Invito la signora Gianna ad avvicinarsi a Silvana Moscogiuri per l'omaggio floreale. Grazie. Invito la signora Anna Maria ad avvicinarsi. Grazie. Grazie. Invito la signora Paola Rossi, moglie del nostro sindaco, ad avvicinarsi per ricevere l'omaggio floreale. Grazie. E invito la signora Maria Teresa ad avvicinarsi alla signora Silvana.
Bene, a questo punto, per la chiusura della cerimonia, la parola al governatore del distretto 2120, dottor Giuseppe Seracca Guerrieri. Prego. Con molto piacere. Non so parlare seduto, grazie. Allora, un saluto affettuoso a tutti, grazie per questo invito, grazie al presidente Teodoro Muscogiuri e a Paolo Pannunzio, con il quale invece abbiamo avuto bei rapporti quest'anno, ottimi rapporti. Chino e Anna Maria, saluto, Gianvito e Lili, Gianni e Gianna, Silvia, il dottor Vetrone, che saluto. Beh, io voglio fare un saluto particolare al nostro sindaco, che vi invidio sinceramente. Perché? Perché le autorità o hanno impegni istituzionali precedentemente assunti, oppure vengono, fanno il saluto e se ne vanno. Invece io il sindaco vostro lo vedo sempre, sempre presente, e apprezzo fortemente, signor sindaco, questo suo carattere, questa sua disponibilità, questa sua voglia di partecipare, di sentire la vita del Rotary, sentire cosa fa il Rotary, e sono convinto prendere anche gli stimoli che il Rotary dà all'amministrazione. Veramente la invidio fortemente, perché non è semplice avere persone di tale sensibilità. In realtà penso che lei sia una persona sensibile, ma forse anche il cliente se lo merita, penso che sia anche questo, quindi c'è una sintonia, ma è una cosa molto bella veramente. Saluto i presidenti, saluto tutti gli amici, ne posso menzionare tantissimi, perché in questo club abbiamo veramente tantissimi amici. Le autorità le abbiamo già salutate. Enzo, nella sua presentazione, so che stai lì, ha detto: i nuovi soci hanno scelto la via della condivisione dei nostri valori per rendere migliore questo mondo. Bravo Enzo, è esattamente così. E mi complimento con te per i nuovi 4 soci. Non è semplice in un momento così complicato fare 4 nuovi soci. Mi hai parlato di altri soci che sono, di altri candidati soci. Però devo dire che Francesca ha detto una cosa che mi ha fatto molto pensare. E non è semplice che una neo socia faccia pensare a un governatore che dovrebbe avere un pochino più di esperienza. Allora tu, Francesca, hai detto che poi dove stai, Francesca? Ti ho visto, eccola là. Hai detto: senza ostentazione, lavora senza ostentazione in maniera modesta, perché le buone azioni non hanno bisogno di pubblicità. E allora io mi dovrei dimettere dal Rotary, non solo dal governatore, proprio dal Rotary, perché abbiamo passato un anno a lavorare bene, ma convinti dell'importanza della comunicazione, Francesca. Ma non comunicazione come autoreferenzialità, comunicazione per farci conoscere, per essere esempio nella società, per essere punti di riferimento. In una società che non ha tantissimi punti di riferimento più, noi abbiamo lavorato quest'anno fortemente sull'azione, sulla promozione dei nostri valori, ma sulla comunicazione. Io sì, ho detto tutti, è vero Paolo, tutti i giorni fate e comunicate, e l'ho trovata una cosa indispensabile. Probabilmente il mondo rispetto al 1905 è un po' cambiato, e oggi abbiamo la necessità, secondo me, di comunicare, di farci conoscere, ripeto, per essere punti di riferimento, non perché devono dire Paolo è bello, è buono e bravo. D'altronde Paolo, questa è la tua responsabilità, così come quella di Teodoro. Noi portiamo un distintivo, noi comunichiamo con il nostro distintivo. Che cosa comunichiamo? Comunichiamo i nostri valori, comunichiamo chi siamo, comunichiamo che siamo rotariani. Abbiamo quindi la responsabilità, come è stato detto anche questa sera, perché il mondo conoscerà il Rotary attraverso te, attraverso me, attraverso Paolo, attraverso tutti quanti noi. Quindi noi comunichiamo in continuazione, e allora lavoriamo e comunichiamo. Io spero che Gianvito voglia continuare su questa strada della comunicazione, che io personalmente ho ritenuto molto molto importante, e dove peraltro abbiamo avuto
anche degli ottimi risultati. Io ricordo di aver preso, noi come squadra abbiamo preso una pagina del giornale, della Gazzetta, del quotidiano, in occasione del Rotary Day, in occasione dell'anniversario della nascita del Rotary e della nascita di Polaris e per la Polio Now, proprio per comunicare i nostri progetti. È un investimento sulla comunicazione, d'altronde se no non ci sarebbe la commissione per la comunicazione, non ci sarebbero i bollettini, non ci sarebbero i siti web, non ci sarebbero tutte queste cose. Quindi comunicazione importante. È fatto un bellissimo anno, nonostante le difficoltà di cui non ho voluto parlare quest'anno e figuriamoci se ne parlo oggi. Ma nonostante questo, ieri sera siamo stati con Maria Lucia in un altro club, tutti i club hanno lavorato in maniera straordinaria, perché abbiamo trasformato un problema in una risorsa. È stata una risorsa poter avvicinare centinaia, migliaia di persone, perché le abbiamo avvicinate, è stata una risorsa perché abbiamo potuto destinare alle attività sul territorio anche dei denari che abbiamo risparmiato dall'ordinaria amministrazione. Questo ha fatto il distretto, ve ne parlerò fra un minuto, ma sicuramente questo ha fatto anche il club e continuerà sicuramente a fare. Molto divertente che siamo diventati quadratini, è molto carina questa espressione, è veramente molto carina Paolo, veramente bravo, molto divertente. Molto importante quando tu hai detto abbiamo lavorato per combattere l'indifferenza. L'indifferenza è uno dei tanti mali di questo mondo, certo l'indifferenza, adesso c'è uno che cade per terra e quegli altri si girano dall'altra parte. Non deve essere, Rotary non è così, Rotary attenzione, Rotary disponibilità, Rotary partecipazione, Rotary collaborazione. Ci siamo trovati in sintonia anche sul coinvolgimento delle scuole. Sai quanto quest'anno, ma lo sapete tutti quanti, quanto quest'anno il distretto ha coinvolto le scuole. Abbiamo avuto un'infinità di incontri con le scuole, partecipatissimi Teodoro, partecipatissimi, grazie alle modalità da remoto. Fossimo stati in presenza non sarebbe stato così, ecco perché io dico e ripeto, abbiamo utilizzato questa cosa, abbiamo avuto incontri veramente con centinaia e centinaia di persone inimmaginabili in presenza. Abbiamo coinvolto le scuole perché i ragazzi non sono la società del domani, sono la società dell'oggi, come io dico sempre, perché ricordiamoci come i costumi e i consumi dei ragazzi influenzano la società non del domani, di oggi, come le aziende siano pronte, come tutti seguono l'evoluzione, come noi dobbiamo imparare dai ragazzi. Tu hai sottolineato l'importanza dell'attenzione ai giovani, certamente dobbiamo imparare da loro dove va il mondo, dobbiamo imparare da loro certi meccanismi che a noi forse sfuggono e quindi collaboriamo in maniera maggiore. Hai fatto Paolo un bellissimo anno e ho visto poi ho ricordato insieme a te e insieme ai tuoi service che più di una volta ho avuto il piacere di essere presente con te, molto spesso incontri molto interessanti, molto assolutamente sì, uno di quei quadratini bellissimi, veramente tutti di grande spessore, la memoria, l'ambiente, l'accoglienza integrata, gli albanesi, solidarietà, quello fu bellissimo, fu molto emozionante, perché ricordo la testimonianza di quei ragazzi che erano venuti sulla nave e poi si erano laureati a Brindisi, si erano fatti la famiglia e avevano cambiato la loro vita grazie all'accoglienza di questo territorio. Meraviglioso, bravissimo. Senti, hai ricordato Itaca in occasione della mia visita e io voglio dirti con gioia, adesso non do la parola a Maria Lucia per evitare di essere troppo lunghi, ma come tu hai saputo l'altro giorno, perché l'ho mandato a tutti quanti, Maria Lucia l'altro giorno, grazie alla generosità di tutti i club, ha donato 12.600 euro al progetto Itaca per la istituzione di una club house. Quindi l'obiettivo è stato assolutamente raggiunto, grazie all'idea di Maria Lucia, ma grazie alla partecipazione di tutti quanti. Sempre sinergia, collaborazione e partecipazione.
Sorvo sul resto per dirti due altre cose. Hai parlato del progetto, fantastico, Adotta una Famiglia, la Caritas, i pacchi natalizi, ne avete fatti di tutti i colori, bravissimi. Io d'altronde vi ho sempre detto, mi raccomando, prima cosa attenzione ai territori, attenzione ai territori. USAID, abbiamo concluso la prima tranche, diceva il Presidente, abbiamo avuto 5 milioni di dollari da questa agenzia americana che ci saranno dati in tre tranche, in realtà due ci sono state già date e una terza sarà a carico tuo, una terza più una possibile coda. La prima l'abbiamo fatta con i 540 tablet che abbiamo donato, li abbiamo divisi per assistenti, per club, è stata una bellissima manifestazione, abbiamo avuto molto risalto sulla stampa a proposito della comunicazione, grandi ringraziamenti, grande impatto sul territorio. La seconda tranche di 100.000 dollari dovrebbe essere arrivata ieri o l'altro ieri, devo sentire Vincenzo Sassanelli, ma sono convinto che Gianvito questa la finiamo noi, spero quantomeno di finirla io. E abbiamo acquistato delle importanti attrezzature che doneremo a 4 ospedali, ma speriamo di riuscire a farla entro la fine dell'anno. Il resto sarà un tuo lavoro. Lotter in the Sky ci ha dato grande soddisfazione, avete visto, mi complimento, hai fatto un bellissimo filmato. Gli obiettivi erano quelli che ha detto il Presidente, promozione del territorio, cultura, ambiente, rispetto. Io voglio mettere un altro concetto, Paolo, orgoglio dell'appartenenza a questi territori. Allora il distretto avrebbe potuto tranquillamente prendere 4 registi, dire vada, fai qua, là, vai qua. No, abbiamo coinvolto i club, abbiamo coinvolto tutti i club, perché ognuno esprimesse le proprie sensazioni, le proprie emozioni, le proprie tradizioni, la propria cultura. Abbiamo voluto motivare i club proprio perché si impegnassero a pensare, mandare un drone da qualche parte, è una cosa che si può fare. No, bisogna dire dove deve andare il drone. E questo noi abbiamo voluto ai club, abbiamo voluto stimolare i club, i presidenti, le commissioni a fare questo lavoro. È stato un lavoro stupendo, lo proietteremo, li abbiamo già visti nei vari incontri perché... certo. E noi, oltre, come se non bastassero tutti gli incontri telematici, tutti gli incontri eccetera, noi abbiamo fatto una gran serie di incontri infrasettimanali, monotematici, perché una volta parlavamo della scuola, una volta parlavamo di USAID, una volta parlavamo di Sky, una volta abbiamo parlato di formazione moltissimo. E abbiamo visto, l'ultima volta abbiamo visto un pezzetto di Rotary in the Sky, allora questo sarà proiettato per intero in occasione del congresso, per cui chi parteciperà al congresso lo vedrà, ma poi dopo sarà diffuso, perché questa cosa ti volevo comunicare, Paolo, che noi abbiamo già 11 festival internazionali dove manderemo questo nostro filmato. Immaginiamo che impatto può avere un filmato molto bello come questo, moltiplicato per 25 minuti, perché erano 52 all'inizio ma erano troppo lunghi, quindi li abbiamo ridotti a 25-26 minuti, in 11 festival internazionali del settore. Noi ci auguriamo un grosso ritorno, un ritorno che può essere un ritorno economico, ma deve essere un ritorno culturale, deve essere un ritorno emozionale, deve essere un ritorno valoriale. Deve la gente capire quanto noi amiamo la nostra terra, con tutti i problemi che dobbiamo risolvere, ma quanto noi amiamo la nostra terra. Quindi questo volevo dirti, Paolo, e mi volevo complimentare per quanto hai fatto. Hai fatto veramente molto, hai fatto veramente bene, tu come capofila di un bellissimo club dove io sono venuto più volte, dove torno e dove tornerò con grandissimo piacere. Tanti auguri, Teodoro. E mi è piaciuto molto il tuo intervento iniziale, perché hai parlato immediatamente dei giovani, hai detto sentiamoli. Allora io mi permetto di darti un mio consiglio: non soltanto sentiamoli, coinvolgiamoli immediatamente,
facciamogli lavorare, facciamogli mettere la faccia, facciamogli sporcare le mani immediatamente, perché non pensino mai che Rotary è andare a cena. È bellissimo andare a cena, perché dopo che abbiamo liberato il mondo dalla polio, abbiamo messo migliaia di borse di studio, abbiamo fatto l'acqua, abbiamo fatto l'ambiente, lavoriamo per la pace, eccetera, è pure carino che possiamo andare a cena, perché fa parte della nostra convivialità, fa parte della nostra amicizia, fa parte del nostro approfondire, dell'approfondire i nostri rapporti, quindi è bellissimo, ma noi siamo ben altro e lo sanno tutti quanti, quindi non spaventiamoci di questi presupposti, di questi pregiudizi, però facciamo di tutto perché si capisca che Rotary è soprattutto valori e soprattutto azioni e anche convivialità, assolutamente, perché è molto bello. Quindi bellissimo il discorso ai giovani. A giovani io dico una cosa, hai parlato tu della formazione ed è giustissimo, non si può, il Rotary non è una cosa semplice, non è un'associazione semplice, d'altronde nessuno ci prende per il collo e ci dice di venire a fare il rotariano. Veniamo perché siamo individuati, perché siamo cooptati, perché condividiamo i valori, condividiamo gli obiettivi, condividiamo i percorsi, però per essere un rotariano bisogna formarsi. E allora benissimo, c'è l'istruttore del club che avrà il suo da fare, ma i soci si formano come? Si formano frequentando il club, frequentando le riunioni del club, frequentando le riunioni distrettuali. Il distretto organizza, e sicuramente anche questo Annaventura lo farà, delle cose straordinarie, investendo non soltanto in denaro, ma soprattutto in idee, in impegno, in emozione, in tempo. E lo fa per noi, lo fa per tutti noi, lo fa soprattutto per i nuovi. E allora io lo dico a tutti, questa è una cosa che ho detto sempre, ma non si ferma qui perché io fra tre giorni passerò a ricordare a Gianvito. Il Rotary va avanti e i soci devono continuare a frequentare, devono frequentare le manifestazioni distrettuali assolutamente, assolutamente, se vogliamo essere rotariani, se vogliamo capire che cos'è il Rotary, se vogliamo imparare a lavorare su Rotary. Così come dobbiamo iscriverci a rotary.org, che è una fonte infinita di informazioni, così come dobbiamo lavorare sempre all'interno dei club. Non voglio essere lungo e forse lo sono già diventato, ma ho già detto più o meno tutto. Bellissimo il tuo tema, tecnologia e innovazione per la mobilità sostenibile. Abbiamo il nostro sindaco che sicuramente sarà un punto di riferimento importante, ma io vorrei che noi, Brindisi Valesio, fossimo un punto di riferimento importante per il sindaco, con le nostre valutazioni, con i nostri consigli, con il nostro sprone, con la nostra critica se necessario, ma critica costruttiva e soprattutto con le nostre proposte. Perché noi siamo una squadra, signor sindaco, questo io lo ripeto da un anno e mezzo, sicuramente non sono originale, sicuramente l'avrà sentito dire molte altre volte. Noi siamo una squadra, ma non soltanto siamo una squadra tutti noi quelli che siamo qui dentro, siamo una squadra tutti quelli che siamo fuori. Purtroppo spesso non lo capiamo perché il mondo spesso è diviso fra noi e voi, fra io e te, fra io e noi, ci sono tante divisioni banali. Noi siamo una squadra, ma soltanto se capiremo di esserlo veramente, questo nostro paese potrà cambiare, il Rotary potrà dare il suo contributo per cambiare e per migliorare. Bellissimo il processo sulla riabilitazione dei bambini, bellissimo il premio Rotary, è importante esserci. E allora non fare, mi permetto di darti un consiglio, Presidente, non fare una targa d'argento, non ci interessa a noi l'argento, non dobbiamo andarla a vendere, quello che ci interessa è quello che c'è scritto sopra, quello che ci interessa. Quello che è sentito sui bellissimi attestati che ha dato Paolo, questo è quello che ci interessa, non è importante. Io vedo tante volte cornici d'argento, vedo cose, non le facciamo, non ci appartengono. Quello che ci interessa è quello che sta scritto sopra. Chiudo e mi voglio complimentare con te un'altra volta, Paolo, perché hai distribuito un gran numero di riconoscimenti. Beh, questo ti fa onore. Ti fa onore perché? Perché vuol dire che hai lavorato bene, che hai avuto tanta gente che ha lavorato insieme a te e hai messo in atto una delle tante parole che abbiamo detto quest'anno, collaborazione e partecipazione. Quindi
avete lavorato insieme, collaborazione significa lavorare insieme, quindi è questo, così vanno avanti i club, così crescono i club e così crescerà anche questo club Brindisi Varesio. Grazie a te Paolo, a quello che hai fatto, rimani nel club, lavora quotidianamente nel club, non pensare di metterti in pensione dal club, assolutamente. Un abbraccio a te, gli auguri di buon lavoro, crescete in numero, crescete in valori, crescete in leadership, perché il territorio ha bisogno del Rotary. Viva il Rotary, viva questo club! Anche se...